ragazzi, vi spiego come funziona il metal detector. Come funziona il metal? Molto semplice, il mio l'ho già acceso. Una volta acceso, la piastra manda un segnale nel sottosuolo. Il segnale si propaga fino a quando o non trova nulla, quindi non emette nessun suono, o nell'attimo in cui incontra un oggetto metallico, ha un suono di rimbalzo in base alla conduttività del metallo che arriva nella piastra, e la piastra, tramite o il filo o il wireless, come in questo caso, manda il segnale alla centrale che tramite questa cassa emette un suono. In base alla tipologia di suono, ragazzi, io da fuori, ancora prima di iniziare lo scavo vero e proprio, posso capire la profondità, il tipo di metallo, la forma e la dimensione. Quindi sono tutte informazioni utilissime per quanto riguarda la ricerca di un target. Ragazzi, la spazzolata. In base anche al programma che si usa, comunque di prassi c'è la spazzolata in uscita e la spazzolata in entrata. Può essere ad ampio raggio, se ci troviamo in un posto come questo, quindi un prato, per coprire maggiormente l'area di ricerca, o se siamo in montagna o se siamo in bosco, in base poi agli elementi naturali, sarà o più stretta o più varia. Una volta individuato l'oggetto, il segnale dovrà essere sia in uscita che in entrata, a meno che non sia un segnale profondo, e allora in questo caso ci darà magari solo un segnale in uscita o solo un segnale in entrata. Toccherà a noi, al nostro orecchio, capire se vale la pena di scavare. Quello che dico io è, vale sempre la pena di scavare. Quadrante dell'orologio, una vita in ferro e la moneta da un euro. Nel caso del quadrante, il segnale, come sentite, è alto ma disturbato. Nel caso del ferro, invece, la tonalità è bassa. Mentre invece nella moneta il segnale è chiaro e limpido, sia in uscita sempre che in entrata. Ok? In base a quello che stiamo cercando e al luogo dove ci troviamo, tutti questi suoni possono essere buoni. Tocca a noi, e con la nostra esperienza, il nostro studio, capire se vale la pena o no andare a ricercare il target in base al suono che avete sentito. Ragazzi, tecniche di scavo, il quadrante. Nel caso si sia individuato il target, procedere prima col pinpointer, che è un centratore di target. Questo ci aiuta a concentrare la direzione dello scavo senza bisogno di aprire delle voragini. Una volta individuato, scavare intorno al target, mai al centro, per due motivi. Il primo, si rischia di rovinare eventuale target. Il secondo, in caso di target pericoloso, metteremo a repentaglio la nostra sicurezza e quella di chi è con noi. Quindi, ragazzi, mi raccomando, mai al centro del target. Asportare la minor porzione possibile di terreno, cercando di preservarla, individuare il target, prenderlo e chiudere le buche e andare oltre. Mi raccomando, indipendentemente dal target, quindi che si tratti di un oggetto buono, ma che si tratti di spazzatura, sempre tutto nella vostra sacca o nel vostro zaino e si porta a casa. In ogni caso, la differenza lo fa il nostro studio, la nostra costanza e anche una buona dose di fortuna. Questi sono i tre elementi d'oro per una ricerca che può produrre grandi soddisfazioni. Ultima cosa importantissima, ragazzi, il lancio dal metal. Allora, piede sinistro avanti in direzione di lancio, piede destro ben ancorato, mano sotto e la mano sinistra sull'asta. Roteare il bacino di 45 gradi, calibrare e dosare la potenza di lancio in base a dove ci troviamo e poi, quando si è pronti, un lancio perfetto. Ok? Ragazzi, adesso ci vediamo insieme il prossimo episodio di Metal Detective. Noi ci vediamo dopo per altri consigli utili. Vado a recuperare il metal perché penso di averlo lanciato a 10 metri.